Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con... Rispondiamo alla chiamata, attenzione. Vabbè, siamo qui di nuovo con L.A. Noir. Stiamo rispondendo ad una chiamata. Attenzione, così risolviamo qualche caso anche in giro per là. Occhio. Cos'era, uno scontro a fuoco? Un altro? Tra l'altro stiamo andando nella parte esattamente opposta a quella. Vabbè. Quando possiamo rispondiamo alle chiamate. Allora, io spero che non mi stia segnalando le... C'è qualche problema con l'audio, probabilmente perché mi segnala le soundtrack. Spero di no, perché sono fighissime. Ma li mortacci vostra, ma che Oh, cazzo this è? isn't a tank, Phelps. Occhio! Lo so che non è un tank, che non è un carro armato, ma che cazzo dobbiamo fare? Dove sta questo? Perché abbiamo risposto nella chiamata a 1000 km? Vabbè, guarda qua! Vabbè, sta pagata, no? I contribuenti. Dove cazzo sta sto caso? Scusate. Ah, rincoglioniti! Guarda sti colleghi, rincoglioniti. Non potevano rispondere loro che stavano più vicini. Dove cazzo stiamo andando? Attenzione, incrocio! Cos'è? All'incrocio mettiamo un po' di sirena, perché almeno... cos'è? Vabbè, sta a 1000 km il fuggitivo qua. Attenzione! Vabbè, almeno facciamo un po'. Attenzione, l'incrocio! Ma che cazzo fate? Mamma mia, come ci siamo insinuati! Aspetta. Luogo fa. Porca puttana. Aspettate. Luoghi famosi. Ma già l'ha. L'ha trovato? Car 11K, we'll handle the help call. Go ahead, KGPL. Ah. Ok, fa. Scusate. Vedete? Scusi? E come cazzo si è vestito? Una scacchiera, mi sembra. Vabbè. Oh, ma che cazzo state fuori? Aspetta, sta qua nel vicolo. Togliti dal cazzo. Addirittura. I see you motherfuckers. Come on up here and get us. What is all this? Traffic stop from hell. Prowling to pull these guys over. Finds a trunk full of hardware like you wouldn't believe. They lose it. Bullets start flying, and they snatch up the guns and one of the cops. Head to high ground and make their stand. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long? Cecchiniamo? Keep him busy if you can find a way up, sir. Ma perché, scusi? Ma non posso sparare da qui? Ma che cos'è? Scusi, questi cazzi non ce l'ho messo. Attenzione! Dove sono gli altri? Sempre sul tetto. Come ricarica? Triangolo? Cerchio? Sì, cerchio. C'ho qualche colpetto nella schiena comunque. Vabbè, dettagli. No, lì. Mamma mia! Ce n'è ancora un altro che non vedo però. Arrivo! Con quanta leggiadria. Guarda come si arrampica. Anche il sound da tensione, film anni 50, 40, 30, volendo. Figo, figo. Ma aspetta, posso prendere la pistola? Ah, vabbè, giustamente. Vai, Phelps. Non ci possiamo affacciare e sparare in modo... Ah. Put the weapon down now. Salva l'ostaggio mettendo fuori combattimento il sospetto prima che spari. Aspetta! Oppela! Scusi! Aspetti, posso rifarla? Che fa? Fugge? Ma porca puttana! Ho lisciato, cioè ho lisciato, ho preso di sfuggita il cappello del policeman. Siamo a fare un macello comunque. Ma lo possiamo rifare? Aspetta, aspetta, vediamo dove cazzo stiamo perché non siamo vicini. Ci riproviamo, eh. Arrivo, arrivo. Scusate. Fermi tutti. Vabbè, di cazzo. Mi ho perso un cerchione, no? Non era il nostro. Eccoci. Aspetta. Allora, c'è quello lì che... No, quello. E coglione. Il cappello! Ma li mortacci vostra, ma sempre col cappello ce l'avete. Figli di... La maiala. Aspetta, prima là. Culo.
testa, mamma mia, che è il... Venga fuori. Fanculo. Aspetti, il cappello. Cappello. Vabbè, sti cazzi, tenetemi d'occhio il cappello, giovani. Lo voglio ritrovare quando torno, eh. Stiamo investendo milioni di dollari in cappelli. Che cos'è? Dove cazzo vai? Ogni tanto c'ha delle... Allora, mi raccomando, Phelps. Sì, sì, già lo so, già lo so. Raccogli l'arma. Ma sì, gli sparo una fucilata sui denti. Vai, vai, leggiadro, leggiadro. Ma no, io c'ho il fucile. Il cappello no, però il fucile sì. Oppela. Eh? Al secondo tentativo, però va bene. Rivoglio il cappello, giovani. Ve lo dico, eh. 11K. I've been involved in a shooting. It's code 4 here, but suspects are down and I need an ambulance at Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. 11K, roger on the ambulance and coroner. Detective okay. Crimine strada completata di 2 su 40. Allora, giovane, sali. Perché dobbiamo andare al nostro caso. Con cattiveria. Puttana trova, ma che cazzo fa? Rimbalza. Stavo a prendere la scorciatoia, scusa collega. Aspetti, eh. Vamo così, va. Che figata però, eh. Allora, non so se voi apprezzate questo stile, però personalmente lo amo. Infatti, anche per questo ho apprezzato... Puttana troia, ho apprezzato tantissimo giochi come Mafia, Mafia 1 e Mafia 2, soprattutto Mafia 1 in realtà. Ancora. E rispondiamo a sta cazzo di chiamata, almeno sta più vicino. Mafia 1 dicevo più di Mafia 2. State calmi. No, andiamo alla prossima a destra, ma. Con cattiveria. E vabbè, giochi come Il Padrino. Anche se Mafia l'ho apprezzato di più, eh. Scusate. Posso? Poi come cazzo la ricacciamo quella? Sorry mister, it's just my hands are shaking. Shut up. Get the money in the bag. Yes. Ci facciamo, yes, anche questi casi secondari, eh. Hurry the hell up, will you? Come on. Stealth, eh. Goddamn cops. E vaffanculo, stealth il cazzo. He's got a gun. È un fucile, giovane. Insegui il sospetto. Vai prima tu. Apra porta. Vaffanculo. Destro sinistro. Destro sinistro. Sta fuggendo. Do cazzo ci abbiamo il veicolo. Aspetta. Sali qua. Come cazzo. Dai. Solo i veicoli della polizia possono ricevere comunicazione radio. E vabbè sti cazzi, non ce l'ho il veicolo della polizia. Poi lo riprendiamo. Oppela. Ma che cazzo è? E vaffanculo. Guarda questo. Spara. Spara giovane. Sua. Quanta sportiveggianza però. Occhio. Attenzione. Scusate. Ma che era quello il nostro veicolo? Non lo so. Vabbè. Mettiamoci in scia. Attenzione. Tente il sorpasso. Non è vero. Ma che fa? C'è il NOS. Buon uomo. Porca puttana. Do cazzo. Carroia. Aspetta. Do cazzo è andato. È morto il policeman. Ma dov'è? Aspetta, non l'ho capito. Nel vicolo? E togliti dal cazzo. Ah, nel parcheggio.
Stop here. We're making a break for it on foot. Vengo pure io. Gesù. Non ho letto comunque, ho visto solo i cose dell'LPD. Ma erano due i sospetti? All'inizio era uno. Porca vostra. Scusa, eh. Ferma i sospetti. Vabbè, ho fermato in un modo o nell'altro. Mamma mia. La. Così si risolvono i casi con sportiveggianza e morti ammazzati. Sembra anche giusto, eh. Stiamo facendo progressi, La carriera si impenna. Va bene. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Please be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street. Code stiamo a risolvere 4. Tutto, fratelli. Salga, buon uomo. Andiamo al nostro caso. Aspettate, eh. Cazzo. Scusi. Stai calmo. Allora, per favore, io sto cercando di seguire un caso. Non mi chiamate ogni 3 secondi che devo risolvere tutta la situazione qua della cittadina. Scusate, siamo police. Intanto ci sentiamo un po' di radio. Attenzione! I mortacci vostra! È morto quello, no? È vivo. Fattene affanculo. Però si insinuano sti cittadini con ste macchine. Vabbè che forse pure io, diciamo, all'ultimo momento metto la sirena, però non vorrei destare sospetti nella popolazione. Più che altro vorrei godermi la radio. Amicizia. Vabbè. Vediamo un po', vediamo un po'. Prendiamo sto stradone, va. Occhio. Panchina, panchina, non fa niente. A police. Occhio. Attenzione che questo tram ci devasta. Intanto andiamo con sportiveggianza. Attenzione. Anche per questo vado anche. Oh, mi scusi, gli agenti hanno giurato di proteggere i cittadini a fare un incidente civile del tutto inaccettabile per conseguenze presenti sulla valutazione. Porca puttana, ecco che era uscito prima. Quindi abbiamo ammazzato 2 persone. Cazzo. Ah, cazzo, quasi tre. Attenzione. La macchina sta quasi bene, eh. Eccoci. Abbiamo ammazzato già 2 cittadini. Vabbè, dettagli. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Eccoci. Se c'è del sangue sul cofano, abbiate pazienza. Si sono buttati per l'assicurazione. Lo fanno spesso. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. Guarda la macchina tutta bella pinta. Nessuna marcatura, nessuna chiazza di sangue. Tutto a posto. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure. Don't worry. Thanks, Stefan. You're okay. Eccolo. La musica di indagine si sente sulla scena del crimine è un posto di interesse. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Ok. Allora, prima do un'occhiata. Spendi i punti intuito in qualsiasi momento. Aspetta, mo vengo. How long are you gonna keep me here, sir? Nothing significant. Ma come niente di importante? Magari. Aspetta. Apri il baule, va. Andiamo prima col crick. Potrebbe essere l'arma del delitto. No, eh? Vediamo. Macello Riverside 5147. Maiale vivo $3.20. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday. Per rileggere un indizio. Vabbè. C'è nient'altro? No.
Aspetti, adesso vengo da lei, il testimone. Mazza e zozzeria. Maiale era vivo, era anche cattivo. Analizziamolo, potrebbe essere del maialo. Aspetta, qui c'è un cartellino. Indizi. Vediamo. Un portafoglio, un'agendina. Portafoglio. Vabbè, vediamo prima. Patente Adrian Black. Downtown. Maschio bianco, 38 anni, occhi azzurri, capelli castani, sposato, ok. Interroga la signora. Married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Vediamo anche la foto. Happier times, I guess. Vabbè, chi lo dice? Ok. C'è nient'altro da vedere. Andiamo con gli occhiali. Aspetta. C'era qualcosa che... Ok, aspetta, sta vibrando. Cazzo. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Però il tipo, sbaglio, non portava gli occhiali. Aspettate, eh. Ricontrolliamo un attimo. No, forse sì. Sì, sì, li portava, è lui. Non parla con la signora. Basta, va bene così. Aspetta, vediamo. Qualcosa anche qui. Un uomo. E togliti dal cazzo. Niente? No, forse sì, però. Doc, detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. No, no, già controllato. Vabbè, parliamo anche con il tipo. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Vediamo. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. No, no, è verità, secondo me, sì. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. No, mi sembra sincero il tipo, dai. Vediamo se conosco. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Sì, ci sta, ci sta. Verità, verità. Sincero il tipo. Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly. So it kind of stood out. Ok, contenuto del portafoglio. By the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Allora, sta a mentire, giovane. The truth, Mr. Wilkie. You rifled the wallet. Don't worry, my fa niente. Money is my money. You can't prove I touched that wallet. È stato trovato nei pressi. Man does the right thing and the police try to turn him into vabbè. A criminal. Abbiamo lisciato. Vabbè. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. La musica ancora non è terminata, quindi ci deve essere ancora qualcosa. Forse adesso che se n'è andato il dottore, no? Ah no, là non siamo andati. Questa è l'arma del delitto, eh. Brand name might give us something to go on. Ok.
Ok, perfetto, quindi abbiamo trovato tutto. Va bene. Allora, direi che ce ne possiamo anche andare, no? Vabbè, parliamo, vediamo. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. No, ci sta, ci sta. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Ok. Vabbè, abbiamo toppato solo il portafoglio. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Va bene. Somebody's got to inform the wife, Phelps. You're done here. We'll head over there now. Ok, andiamo. Allora, torniamo in auto. Tieni vicino a un veicolo per... Vabbè. No, 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 voglio guidare io. Che cazzo? No, guido io. Lascia fare. Andiamo a casa di Black. Sì. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. Più o meno. Couple blocks north of Central Station. Va bene, ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui. Attenzione. Vabbè, vediamo prima che dicono. Poi ci salutiamo. Scusi. Ok, allora, parcheggio un attimo qui. Ha salvato anche, quindi dai, ci vediamo con il prossimo appuntamento con Ellie Noir. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Seguitemi anche sulla pagina Facebook se potete. Condividete anche i video sui vostri social. Va bene. Aspettate. Obviously, someone got a little heavy hand. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Vediamo che finiscono di parlare poi. Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. Got something there, folks. Doesn't add up. Occhio. Vabbè, perfetto. Aspetta, pause. Ci vediamo al prossimo episodio che faremo anche qualche altro caso. Dai, ci vediamo alla prossima allora. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.